È giovedì di polvere di stelle, giovedì dedicato al calcio dilettante e le sue sfaccettature, giovedì in diretta con Sport Channel e il dilettante, stasera si celebra il caro tenuto, squadra che ha vinto il campionato di promozione. Buonasera amico di Sventura, Franco Pitaniello, buonasera Franco. Buonasera a te. E poi non potevamo non avere il caro tenuto stasera Franco, no? Perché stasera si celebrano i campioni, mister Bianco, buonasera, complimenti. Buonasera a tutti quanti voi e come sempre grazie per l'invito. Era doveroso averti con noi Francesco, allora vediamo un po' la classifica finale, cioè finale, mancano 90 minuti del campionato di promozione. Vai Alessio Bonazzi con la grafica, 49 per il caro tenuto, quindi che si è laureato campione di promozione girone B, poi segue il Solofra 54, non basta la grande rincorsa degli uomini di Fiume per strappare il titolo, poi 51 il Cimitile che ha fermato il Solofra e che ha regalato di fatto il titolo ai mandamentali di mister Bianco, poi il playoff che adesso potrebbe giocarsi, però il destino è tutto nelle mani del Bellizzi, 44-43 Gesualdo, 42 la Bellinum, 37 il Montesarchio, 36 per il Baiano, grande qui anche il campionato di Manna, mandamento dunque che ha stupito nel campionato di promozione, Baiano che aveva iniziato male la stagione per poi riprendersi, 32 San Vitaliano, 28 Castelpoto, 26 Bisaccese, 18 Montoro, 17 Vano Calzati, 8 Real San Martino, Francesco Bianco, vittoria del Crotenuto, una vittoria meritata, schiaccia Sassi la tua squadra, nonostante alcuni passi a vuoto, diciamolo. Come ho già detto in intervista, ci tenevo a ringraziare il presidente De Lucia perché tutto quanto questo è stato grazie a lui e alla squadra, perché io dico sempre che gli allenatori sono importanti sicuramente, altrimenti ci sarebbero squadre senza allenatori. Tutto quanto è stato possibile grazie esclusivamente al lavoro di squadra e quindi ai ragazzi. E abbiamo fatto un buon campionato, passi a vuoto, purtroppo non si vincono tutte le partite, abbiamo perso solo 4 gare e 2 pareggi e poi alla fine però abbiamo fatto più vittorie di tutti quanti, che quindi ci ha dato quella che è la promozione in eccellenza. Franco Pitaniello, una vittoria meritata quello del Crotenuto, una squadra che già secondo me carta alla mano potrebbe giocare in eccellenza. Ma sì, diciamo una vittoria meritata, anche se c'è l'incognita a Bellinum che qualora fosse rimasta in lotta per il campionato non avrebbe avuto le disavventure che le sono capitate, forse avrebbe duellato alla pari con la Bellinum, con il Crotenuto a mio parere, però logicamente è meritata perché il Mugnano ci ha creduto, come diceva il mister poc'anzi, 4 sconfitte e 2 pareggi sono un ottimo rullino di marcia, certamente nei momenti più bui la squadra ha saputo riportarsi subito in auge, vedi la sconfitta proprio di Solofra, però diciamo la verità, è un campionato meritato, perché ripeto, se senza la Bellinum è strameritato, con la Bellinum forse ci sarebbe stata più lotta, però una squadra con esperienza, con giovani di qualità e soprattutto con un pubblico importante, è giusto che meriti il palcoscenico che è quello dell'eccellenza. Mister Bianco, Diallo, Simeri, Pirone, Schettino, Sorrentino, Scippa, davvero macchina da guerra, Cossentino, poi in difesa tanta roba, una squadra che secondo lei ha bisogno di ritocchi per il massimo campionato d'eccellenza, visto che lei conosce il campionato, no? Allora, Alfonso, ti dico che di questo penso sia ancora perché oltre alla vittoria del campionato, che appunto manca ancora una gara, Cimitile, abbiamo anche la finale di Coppa Italia che si terrà a Pomigliano contro il Villa di Terni. Poi dopo questa gara ci sederemo con la società perché non è che Bianco sia riconfermato, quindi ripeto, come hai già detto tu, abbiamo un'ottima squadra, però di tasselli o rinforzi di questo ripeto, forse è ancora presto per parlarne.
Facciamo un po' un passo però in eccellenza, perché sabato nel weekend di Pasqua non gioca la promozione ma c'è l'eccellenza. Vediamo un po' il prossimo turno con Alessio Bonazzi, Acerana Saviano, Città di Avellino, Accadia, Forza e Coraggio, Lions, Grotta Virtus Campania, Palmese Pomigliano, Lioni Cervinara, Virtus Torino Ottaviano, Franco Pidaniello. Ormai è corsa a due per il secondo e terzo posto tra Cervinara e Lions, solo un suicidio dei Caudini e dei Montimilettesi potrebbe stromettere le due scuole dalla post-season ormai, e sembra fatta. Ma diciamo che è una questione più che altro di posizione, perché Cervinara va a Lioni dove a mio parere può rischiare di perdere la gara, anche se il Lioni è fuori da tutto. Ha poche... è fuori da tutto, però logicamente si gioca la sua gara interna, anche se ed è una mia personale pensiero, il Lioni è una delle squadre meglio attrezzate, forse sono d'accordo. Senza quello che è successo con il Città di Avellino avrebbe avuto lo stesso pochissime chance di accedere ai playoff, però sarebbe lì a duellare ancora fino all'ultima giornata. Il Montemiletto è una schiaccia sassi e insieme a Cervinara meritano il posto nei playoff. Oltretutto si incontreranno tra di loro. Esatto, peccato questo, Franco. Ma diciamo peccato da un certo punto di vista, dall'altro no, perché una delle due va avanti sicuramente. Però una, semifinale. Ne va avanti una, potevano andare due avanti con un po' di fortuna, sai com'è. Diciamo che da questo punto di vista non mi trovi d'accordo, perché potevano essere anche zero, perché dall'altra parte anche questo è vero, anche questo è vero. Se vai a vedere chi c'è, c'è da rabbrividire, perché c'è il San Marzano, c'è il Scafatese, c'è Acropoli, Savoia, diciamo le squadre sono migliori, è meglio così, almeno uno delle due arriva in semifinale, quindi poi si giocherà le chance nella gara di semifinale, quindi sicuramente da questo punto di vista a mio parere è sicuramente un viatico migliore per concludere la stagione. Un plauso va fatto veramente di grosso cuore a tutte e due le squadre, perché sono delle organizzazioni eccezionali, quindi sicuramente hanno fatto il massimo con il minimo, oserei dire, quindi sicuramente è da vedere. Franco, questo un attimo, è l'ultimo anno che vedremo questa formula. Tu che sai tutto di queste formule, che mi hai spiegato tante cose e ti ringrazio di questo. Cervinara Montemiletto, chi passa si fa un torneo a tre con le migliori seconde, con chi passa il turno. Come funziona poi il futuro? No, poi le semifinali saranno andate in ritorno. Sì, però sono tre gironi, quindi sono sei partite, giusto? Sono tre partite. Quattro squadre. Sono otto squadre che accedono, ne rimangono quattro, fanno la semifinale normale. E Cervinara poi incontrerà chi? Va per sorteggio, va per sé, nel senso, va sempre in base alla migliore seconda, alla migliore terza. Cioè, se fa meno punti di San Marzano e Savoia, gioca in trasferta l'ultima partita, così? Esatto. Se ad esempio un accoppiamento molto probabile è Ischia-Agropoli. Se passa la quarta e passasse il Cervinara o il Montemiletto, giocherebbe con una di queste squadre. E giocherebbe in casa la seconda, perché poi è migliore classificata. La seconda, in casa del Cervinara, sì. Quindi, mister Bianco, prepariamoci a un rush finale di eccellenza davvero con i fiocchi, perché ci saranno delle partite, non dico da D, ma quasi, Francesco? Certo, per quello che appunto ha detto quest'anno il campionato di eccellenza nei tre gironi, abbiamo visto appunto, come diceva il dottor Lo, delle squadre attrezzate forse anche per campionati più importanti. E l'ho la chiamata al mister Bianco, conosce la piazza mandamentale, Franco Pidaniello. Franco, il 27 c'è la finale contro il Villa Literno di Scelto, di Scognamiglio, di Pasquale. Che partita ti aspetti in quel del Gobbato? Il caro Danuto, il presidente De Lucia, ai nostri microfoni l'altro ieri ha detto che vuole il double campionato Coppa, un obiettivo che può essere raggiunto dai rossoneri? Ma diciamo che è un obiettivo che sceva da impegni, perché tutte e due le squadre hanno vinto il campionato, quindi non hanno,
non hanno impegni importanti in campionato, quindi teoricamente si possono concentrare al massimo sulla finale di Coppa Italia, il che la rende sicuramente più bella e spettacolare. Da ambo le parti ci sono fior di giocatori, da una parte c'è l'esperienza di un allenatore che ha vinto un pochino dappertutto, dall'altra un giovane allenatore che si affaccia al campionato e vince, questo fa capire che è ben preparato, quindi sicuramente questo. Poi ci sono i bomber di razza, Scielz da una parte, Diallo, Scippa e tanti altri dall'altra parte, sicuramente è una gara che potrebbe dare tanti gol, ma non annoierà sicuramente gli spettatori che andranno a seguirla, quindi sono d'accordo, ci sarà da divertirsi in questo senso. Sarà una partita anche dai contenuti tecnici importanti, vista la qualità Sorrentino e tanti top player del Carotenuto. Francesco Bianco, la Coppa è un obiettivo dichiarato del club, cioè il presidente la vuole. Lo sappiamo sin da quest'estate, perché appena io facemmo una cena appunto tutta quanta la squadra per inaugurare l'inizio della stagione, e il presidente appunto disse quest'anno, oltre alla vittoria del campionato, l'altro mio obiettivo è vincere anche la Coppa Italia. E ad oggi il primo obiettivo è stato raggiunto, quello appunto di vincere il campionato. Ora ci rimane quello là della Coppa Italia. Andremo a fare comunque la nostra gara che abbiamo fatto già durante la Coppa Italia. E da considerare che abbiamo affrontato delle squadre facendo pure nella Coppa Italia tanti gol e subendo un solo gol contro il Civitile, quindi ripeto, andremo a dire la nostra sicuramente, pur sapendo che dall'altra parte incontreremo un'ottima squadra con, come diceva sempre il dottor Pitaniello, un ottimo allenatore. Francesco, playoff secondo te di promozione che potrebbero regalare insidie qualora si giocassero, però il Bellizz deve andare a vincere a Castelpoto nell'ultima giornata, il Cimitile poi c'è contro il Carotenuto e Gesualdo anche ha un impegno però sulla carta facile, secondo te i playoff di promozione si giocheranno? Guarda, io spero di sì, per dar appunto ancora vita a questo campionato, a questo girone, visto e considerato quello che è stato il campionato del Gesualdo, che per tutto quanto il girone di andato è stato lì ai vertici del girone. È stato primo. La risalita, sì, addirittura primo. La risalita del Cimitile, il Bellizzi che ha comunque dimostrato di essere una grande squadra allenata da, secondo me, un ottimo allenatore, e quindi sarebbe bello dare appunto la possibilità a queste squadre di giocare i playoff e quindi fino alla fine dire la loro. E questo è il gol di spica che ha piegato il Solofra e che ha dato il campionato al Carotenuto, perché diciamo la verità, questo gol al 94esimo, Francesco, vi ha dato il 70% del campionato, eh? Ma sicuramente, però sai meglio di me, le partite vanno giocate, cioè loro, il Bellizzi, avevano un obiettivo, appunto quello di raggiungere i playoff, quindi oltre che regalare a noi un qualcosa in più, hanno dato un qualcosa al loro campionato e noi l'abbiamo dato per quanto riguarda il nostro cammino. Franco Pitaniello, il Bellizzi al 94esimo ha fermato il Carotenuto, ha vinto col Gesualdo, al 94esimo ha piegato il Solofra, è destino che la squadra di Quaglia vada a fare i playoff, e nel caso il Bellizzi arriva ai playoff, come lo vedi, Franco? Allora, il discorso, partiamo da un presupposto. Io parto dal presupposto che nulla è dato per scontato, perché domenica... No, è difficile a Castelpoto, difficilissimo a Castelpoto. È una gara difficile anche perché indipendentemente dal Castelpoto, il Castelpoto ha un obbligo morale verso la propria tifoseria, vale a dire quello di non essere la peggiore nei play-out, perché qualora perdesse in casa e la Bisaccese vince, la Bisaccese la scavalca in classifica e quindi andrebbe a giocare a Bisaccia il play-out. Esatto. Praticamente vincendo in casa, il play-out lo gioca tra le mura amiche. Ma anche con il pareggio, mi sembra, perché hai scontri diretti a favore Castelpoto con la Bisaccese. Sì, ma diciamo che parliamo di vittoria, perché la vittoria serve sono d'accordo. No, al Bellizzi serve solo la vittoria, non serve il pareggio. Quindi teoricamente parliamo di vittoria per entrambe le squadre.
Detto ciò, certamente Bellizzi per quello che ha fatto al pari del Cimitile, perché io dico che il Cimitile è stata la grande sorpresa del campionato, del ritorno, merita sì. I play-off, merita i play-off sicuramente, però logicamente il calcio è bello e variegato, e poi ho sempre asserito che due squadre alpine in eccellenza sarebbe veramente un grosso piacere. E tieni conto che l'anno prossimo tutte le squadre di eccellenza dovranno rifondare con i giovani, perché con gli under, i giovani sì. Non saranno più 2002, saranno 2003-2004. Mentre 2003 si trovano, 2004 c'è una grossa carenza, quindi molte squadre avranno difficoltà. Chi si muove prima riesce ad accaverrarsi il meglio. Però Franco, fortunato perché c'è il nostro... Ti ricordi durante il lockdown? Io ricordo bene, non ho ancora l'Alzheimer, ringraziando Dio. Dicemmo che era difficile trovare il 2002 e poi sono stati trovati, però 2002 davvero interessanti. Non so se ricordi che si parlava anche di quelli. Sono stati trovati, però alla fine, vedi, sono stati scavalcati. Gli potevano dare un altro anno ai 2002. Perché sì, è vero. Hanno potuto, in Serie B 2001, 2002, 2003, 2004. In eccellenza un 2003, un 2004. Mister Bianco, da questo punto di vista, ha poche difficoltà, perché il 2003, se non erro, ce l'ha in casa. Parlo del mio paesano Esposito. È un gran bel giocatore, quindi sicuramente c'ha già qualcosa in casa. Però 2004, e il mister mi potranno supportare su questo, sono di difficile reperibilità, non ce ne sono tanti pronti per il salto in eccellenza o in promozione. Certamente la Lega, anche in questo caso, non la Lega regionale ma la Lega nazionale, a mio parere ha commesso un piccolo errore, perché si poteva fare tranquillamente 2002-2003. Però Franco, vi sono dei settori giovanili importanti in Irpinia, Virtus e Montemiletto mi vengono un po' su tutti, che possono contare già su diversi 2003-2004 che già hanno testato l'eccellenza, dunque partono avvantaggiate come squadre, no? Ma io, allora, ti ripeto, io parlo, non parlo del Cervinara, del Montemiletto, della Virtus, io parlo in genere di tutte le squadre dei campionati di eccellenza, perché logicamente se vai nell'analitico, il Cervinara ha già in casa giocatori importanti, qual è Mertaldo, Guida, gente che già, Ruggiero, che ha già giocato, Giuliano, Sbordone, ha già giocato in Franco, che anno è? Sbordone che anno è? No, Sbordone 98, quindi 97, però forte. È uno che viene da categorie già importanti. Sbordone l'anno scorso giocava in D con l'Agnonese, quindi forte. È un giocatore. Quindi, però il discorso 2004 è un discorso che a mio parere andava fatta, si poteva dare un'altra chance ai 2002, perché così si vedranno fuori il campionato di eccellenza, ed è importante, perché ad esempio il Lione ha un portiere importante che è Scogliamiglio, Cervinara c'è Lupoli, a Montemiletto c'è qualcun altro. E sono giocatori che vanno fuori da certe orbite, il che non predica per i famosi settori giovanili, visto che noi abbiamo una crisi nazionale, perché non ci qualifichiamo ai mondiali, da 8 anni, non abbiamo squadre in Europa, nella Champions League. Si poteva puntare sul settore giovanile facendo crescere questi giocatori. È un discorso che io cerco di fare principalmente perché giocatori che si troveranno fuori, il che mi dispiace, perché quindi un 2002 Franco che si trova fuori. Stai facendo capire che un 2002, se non ha fatto bene in eccellenza, il prossimo anno va in promozione, questo stai facendo capire un po'. Nemmeno in promozione, va a giocare in promozione da non fuori vuoto, però è sì, fuori da un giocatore normale, da over normale, ed è un dispiacere perché ce ne sono veramente tanti bravi. Credimi, veramente tanti bravi. Però 2002, bravo, che ha fatto bene in eccellenza, diventa un over in eccellenza, sempre giovane, 22 anni parliamo l'anno prossimo. Quindi parliamo comunque di giovani interessanti che possono confermarsi in eccellenza. Sei d'accordo, Francesco, con Pitaniello? Dici la tua. Sono d'accordissimo col dottor Pitaniello, perché prendendo in considerazione pure quella che è stata la situazione Covid, che per 2 anni appunto siamo stati fermi, parlando di campionati di promozione d'eccellenza, i 2002 sono stati penalizzati, quindi da quest'anno è stato giusto i giovani, questi ragazzi, perché appunto l'anno prossimo in queste categorie eccellenza e promozione, come avete già detto voi, sono over, e quindi giocatori normali, e
devi essere comunque un giocatore importante poi per trovare spazio in categorie, ripeto, come eccellenza e promozione. Franco, voglio allora aprire un po' un talk in questo rush finale di seconda parte delle Povere di Stelle. Un 2002 dunque interessante, però ti costa poco, direi, il controaltare. Franco, un 2002 over in eccellenza non è che può costare tanto, no? Rispetto a un 95, un 98, un 97, no? Come la vedi questa, diciamo, questa parte? Un 2002 ottimo di eccellenza, se ha fortuna ed ha un allenatore che lo stima, dovrebbe trovare spazio quantomeno in una rosa di Serie T. E questo in una qui rosa di eccellenza, è una promozione. E questo è un altro discorso, mi ha anticipato, perché tu anticipi sempre le risposte. Controaltare, costa poco per l'eccellenza, costa poco per la D. Un 2002 si ritrova ad essere ancora under in Serie D, non in eccellenza, e dunque potrebbe poi scalare la categoria. Ecco qui, mi ha anticipato Pitanino. Indubbiamente questo sì, è favorito per scalare la categoria, però non è favorito per giocare nella categoria di appartenenza. Esatto, è un controsenso. Certamente in D parliamo di un campionato nazionale, un campionato dove trovi giocatori delle primavere importanti, trovi giocatori che devono fare le ossa, trovi squadre che danno in prestito giocatori a squadre importanti, vedi Girone A, Casarano, Portici, in Brindisi, Sorrento, Nocerino. Diventa tutto più difficile. Secondo me, come ha detto anche il mister, bisognava dare un altro anno. Oltretutto, se andiamo calcolando le cose, basta pensare che quest'anno in Serie D ha giocato ancora un 2000 che ha 22 anni ed è fuori quota da 4 fuori anni. Fuori quota, sì. Da 4 anni addirittura, quindi hanno dato una chance al 2000 di mettersi in mostra per un poker di anni, e a un 2002 giustamente hanno dato un solo anno per mettersi in mostra. Hanno fatto un errore. Speriamo si possa ritornare sui passi qualora qualcuno protesti. Io non credo che si ritorni indietro, però... Però Pitanillo, parliamo ancora di investimenti. Palmese, Frattese, San Marzano, Angri, Scavadese, Savoia, non so, Puteolana, Cervinara, Monte Emiletto. C'è chi ha investito di più, chi ha investito meno. Il prossimo anno dovrebbe tornare il campionato a due gironi a 18 squadre. Se retrocedono sempre 4 per girone, bisogna tornare ad investire anche per lottare per la salvezza, come lo è, come già si è fatto quest'anno. Dunque è un'eccellenza che potrebbe migliorare dal punto di vista tecnico. Che ne pensi? Ma sicuramente dovrebbe migliorare. Prima di tutto, secondo me c'è ancora qualche gap da limare, perché saranno due gironi sicuramente, però non si sa se saranno da 18, non si sa se saranno da 16. 20, anche perché o da 16. Da 16 non credo assolutamente, perché sono 32 squadre. Basti pensare che quest'anno tre gironi da 14 sono 42. Se retrocedono 8, quindi rimarrebbero fuori altre due. Solo delle 42, due rimangono fuori. Devi aggiungere chi sale dalla promozione e diverrebbe, non si può fare sicuramente. Sarà un girone da 18 o sbarra addirittura da 20, perché si vocifera anche da 20. Però diciamo si deve cercare di fare il meglio per la promozione, per l'eccellenza della promozione campana, perché tante cose a mio parere non sono state fatte bene. Io picchio e do sempre la batosta sulla finestra di calciomercato che non serviva assolutamente, recuperi che sono stati fatti quando le cose erano già scontate, giornate di blocco campionato che non servivano a nulla, vedi quelle di eccellenza della settimana scorsa, a mio parere non è servita assolutamente a nulla, però sono errori su cui si può discutere, si può parlare col presidente Zigarelli, che come ho detto la settimana scorsa è propenso a venire in trasmissione. Sì, dopo Pasqua, dopo Pasqua ci ha detto Franco. Vabbè, si è frizzato. Mister Bianco, se qualora la Lega Campana stabilisca che ci siano due gironi da 20 squadre, sarebbe un campionato poi infinito, 38 partite infrasettimanali come la Serie A. Sarebbe per me bellissimo commentare poi 38 partite, poi playoff e playout, però sarebbe una vetrina davvero estenuante. Diventerebbe un campionato di Serie B.
bellissimo, perché, però, quindi ci servirà al Mugnano, non so, al Solofra, a chi parteciperà, una rosa ampia, ricambi, stadio all'altezza, perché il San Severino è stato vittima, certo, di infortuni per il Mugnano, è stato un campaccio, mi permetto di dire, dal punto di vista tecnico, mi diceva il presidente, tanti infortuni per voi, a maggio inizieranno i lavori, servirà, sì, un ambiente, una società sana. Ecco le immagini, grazie a Alessio Bonazzi, che ho messo dedicato per il Carotenuto. Dunque, Francesco, serviranno tante cose, no? Certo, però penso che sia giusto che si ritorni ad un campionato a due gironi. Io da giocatore ho vinto parecchi campionati di eccellenza, e appunto quando erano a due gironi, perché vedi questi due gironi, in tanti soldi come società, cerchi di arrivare primo e poi dopo ti ritrovi a giocare un altro mini torneo e rischiare appunto di come dire, non vincere il campionato. Quindi penso sia giusto ritornare al campionato a due gironi, e come dicevi tu, gli investimenti poi saranno diversi se appunto sarà 18-20 squadre, perché comunque devi avere una rosa più ampia. E per quanto riguarda noi, già detto da te, dal presidente, noi abbiamo urgentemente bisogno di perché purtroppo il San Severino non penso l'anno prossimo sia all'altezza di poter appunto disputare gare di eccellenza. Però il presidente ha detto che a maggio l'amministrazione ha promesso già un rimodernamento del campo, perché noi Mugnano manca da 23 anni in eccellenza, Francesco, non possiamo poi, parlo così da paesano, emigrare, non so, nella vicina a Baiano se il campo è libero, oppure a Sperone, non so, a Sirignano. L'eccellenza va giocata in paese. Certo, ma sarebbe un torto, appunto, vedi dalle immagini, cioè portare pienissima, questa gente, cioè, nemmeno Gian Erminio, il Trento, a quei tifosi in Serie C, eh. Ma certo, ma per questo dicevo, cioè sarebbe come dire, un'offesa appunto a tutta questa gente che dovrebbe emigrare su un campo vicino, limitrofo, cioè sarebbe un qualcosa di brutto, visti i sacrifici fatti dalla società in 3 anni per appunto conquistare questo campionato. E spero che il... Vai Francesco, vai. No, dico, spero realmente che il comune, il sindaco napolitano possano quanto prima risolvere questa situazione che va avanti già da alcuni anni. Io intanto, prima di chiudere, volevo salutare Franco Lippiello, Carlo Violante, Gianluca De Cuzzo, Stefano Della Cerra, Alberto Belfiore, che De Bellizzi, che ci seguono sempre, e ringrazio innanzitutto voi da casa, perché anche nella passata settimana con Mario Landi, portierone del Savoia, abbiamo ottenuto più di 2.000 visualizzazioni, quasi 3.000 con il Montemiletto, davvero numeri clamorosi per il Cuore di Stelle, e io ringrazio voi perché ci continuate a supportare, perché siete la nostra anima, quella pulsante del calcio di periferia. Spero che anche questa sera nel mandamento siano stati felici per questa dedica che abbiamo fatto al Carotenuto, perché era doveroso. Fritanillo, ci sei? Sì, come non ci sono. Stavo seguendo la discussione sul campo. Allora, secondo me la stiamo vivendo a Cervinara. Se esatto. Si iniziano i lavori è difficile, si portano a tempo. Il presidente Cervinara è ferma da ottobre. Se tutto va bene, per settembre si riuscirà a giocare al Canada di Cervinara. Quando si iniziano dei lavori agli stati, si sa l'inizio, non si sa mai la fine, anche se tutti gli stati hanno delle penali nei contratti, come è stato, è vero, mi dovete credere, io lo sto vivendo a Cervinara, e a Cervinara lo stadio lo sta facendo una delle migliori ditte d'Italia, quella che ha fatto lo stadio di San Paolo, quella che ha fatto il San Siro, il Meazza oggi. Diciamo che alla fine sono tante le problematiche, veramente, veramente tante. Cervinara ha giocato una stagione da emigrante con spese esorbitanti per riuscire a fare calcio in eccellenza. È vero che il paese vicino è a 3 chilometri, parliamo di Montesarchio, di Maurizio, però si fa ragion virtù e si gioca. Io dico che tra Sperone, Baiano e Mugnano è questione di 1 chilometro, quindi se deve essere rifatto lo stadio, venga rifatto una volta per tutte, perché alla fine giocare per reclinare un pochino nell'arco di 2-3 km si può fare. Poi l'anno prossimo, sì, perché il Baiano, Francesco, il Baiano è pronto lo stadio, se quasi le cose giusto? Vanno bene in eccellenza, scusa, Alfonso, vai. Se le cose vanno bene in eccellenza dovrebbero essere
8 squadre, perché l'Ariano è retrocesso, 6 e 2 8. Io credo e spero che anche Città dell'Avellino riesca a salvarsi, quindi 8 squadre dell'Avellinese in eccellenza su 18, veramente è un grandissimo numero. Non ci saranno sannite, perché l'unica che potrebbe accedere tramite i playout è il Pietrelcina in questo frangente, però è a pari punti con il Cellole, quindi deve fare un playoff, scusate, ho detto playout, quindi deve fare un playoff, sì, playoff. Vedere. Diciamo non ci saranno sannite, quindi ci saranno salernitane e napoletane, quindi sarà ancora più bello cimentarsi in questo campionato, d'altronde abbiamo sempre fatto. Siamo in chiusura, voglio salutare il mister del Carotenuto, grazie per averci deliziato Francesco, complimenti Carotenuto in eccellenza, mi raccomando vengo a farti uno speciale, fammi trovare tanti regali per me, buonasera Francesco. Buonasera Alfonso, buonasera dottor Pitaniello e a tutti i signori che appunto hanno seguito questa bellissima trasmissione. Grazie Francesco per i complimenti, grazie a te Franco Pitaniello, ci sentiamo per Pasqua, per gli auguri, facciamo anche gli auguri a tutti i nostri telespettatori di buona Pasqua. Sì, indubbiamente mi associo a quello che hai appena detto da parte di noi di User TV, dalla redazione di User TV e da tutti un gratitissimo e sentitissimo buona Pasqua, perché alla fine speriamo che almeno quest'anno si riesca a fiatare con una buona Pasqua, e mi raccomando sempre tanta prudenza, perché ogni cosa è sempre in agguato, soprattutto quel brutto virus che ci persegue da tanto tempo. Grazie a tutti e di nuovo buona Pasqua. E buona Pasqua ancora da parte di Sport Channel, dei Poveri di Stelle, da Alfonso Marrazzo, da tutti. Io ringrazio per la cortese attenzione. Il Poveri di Stelle torna giovedì prossimo per commentare quello che è successo in eccellenza e quello che poi succederà in promozione.